Bentornati a tutti ragazzuoli. Ci troviamo di preciso alla chiesetta dove si trova il primo mercante che incontriamo. Quindi ci troviamo proprio all'inizio della mappa. E andremo a sconfiggere, se tutto va bene, il boss che si trova proprio qui davanti alla chiesetta. Io l'ho già, diciamo, affrontato. Poi, vedendo che era facile, ho mollato per farlo insieme a voi. Buona visione a tutti. E arca miseria. Ecco, un lupo è andato, mannaggia. Sto bevendo, porca miseria. Dai, vieni qua, forza. Vediamo se ci entri. Stai buono. Non l'ho preso, mi sa. Adesso sì. No, sono morti i lupozzi. Oh, sei troppo intelligente però, eh. Alzati! E che volevi qua? Porco! Cos'era? Ok, è andato ragazzi. Meno male. Quante medaglie? Ah, 3.200. Alla barda dorata. Bella. Peccato che a noi sarà proprio inutile. Visto che... Dove sta? Eccola qua. Bella. Se magari vi piace, per me proprio è inutile. Perché io sto portando avanti il mio personaggio basato sull'intelligenza, quindi farò uno stregone. Però se avete un cavaliere o un guerriero, questa potrebbe esservi magari utile. Immagino. Che comunque è sempre un'arma che vi ha lasciato un boss, quindi presumo che sia abbastanza buona. Comunque, talismano o talismano della tartaruga, che aumenta un po' la velocità del recupero del vigore. Poi ho quest'altro talismano che ogni volta che faccio un colpo critico, in questo caso non mi è servito a niente, però quando vado a fare il colpo critico ripristina un po' di vita. Poi abbiamo il cappuccio da esule, ma ripeto, queste cose le ho trovate casualmente, quindi non è detto che le avrete anche voi. Idem per la corazza. Poi invece per i guanti ho da soldato di Godric, idem per le gambe. Poi abbiamo lo scudo a mandorla, potenziato 3 volte. Abbiamo il bastone meteoritico. Ho ancora la spada corta, addirittura quella della appena iniziato il gioco, però l'ho potenziata 3 volte. Con la cenere di guerra, echi di tempesta. Poi ho utilizzato, come le magie che ho utilizzato sono state il ciottolo di scintipietra, che avete visto che l'ho utilizzato un po'. Ho utilizzato soprattutto la proiezione rocciosa e l'arco pesante è un po' scomodo, perché mentre che voi lanciate questo arco, cioè create questa magia, intanto è lentissima per creare questa grande freccia. E poi nel frattempo però, appunto perché è lenta, il nemico se vi colpisce vi annulla quel colpo. Un po' come anche quest'altra magia, la proiezione rocciosa, però un po' più veloce per la creazione di questi
di queste tre rocce che avete visto che si formano. Bene ragazzi, per questo video abbiamo finito, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!